veramente piacere averlo, anche perché rappresenta tutta la città di Palermo, per cui siamo orgogliosi di avervi tutti i cittadini qui da noi. E quella che appunto adesso si appresta ad essere una conferenza stampa, la manifestazione Vivi Città, voluta come già è stato annunciato pochi minuti fa, quest'anno vedrà anche tra i protagonisti la città di Lampedusa, l'isola di Lampedusa, che per questo ci rende ancora più orgogliosi date le problematiche proprio della città, e capire che lo sport... Allora, si sente? Sì, hanno facilitato molto questo momento e questa situazione. Ringraziamento particolare all'amministrazione comunale, al sindaco Luca Orlando, all'assessore, a tutti i collaboratori e i funzionari. Non scontato, diciamo, in questo periodo, quindi lo voglio dire anche qui senza alcuna piaggeria. Diciamo che il Vivi Città proprio si sta caratterizzando per quello, come momento di inclusione e, come dire, una grande festa per i bambini e per le famiglie, con questa passeggiata che parte alle 9:15 dal giardino inglese. I numeri stanno diventando davvero interessanti, anche grazie ad un lavoro incredibile che abbiamo fatto con le scuole, insieme a tutti i nostri volontari, che davvero sono da ringraziare. E diciamo che quest'anno la possibilità di arrivare a 3.000 partecipanti ci sta tutta, ecco, credo che davvero sia un'edizione da record. Quindi Palermo ancora una volta si caratterizza come una città attenta a queste tematiche, quindi salute, il benessere e appunto l'importanza dello sport e del movimento che vogliamo appunto lanciare attraverso questa manifestazione. Per noi ha un significato importante, perché per la prima volta al Sud Italia innanzitutto la conferenza stampa sta avvenendo qua in Sicilia, e poi perché il via sarà dato sempre dalla Sicilia a Lampedusa. È la prima volta che si verifica un evento simile per il Vivi Città, e quindi non possiamo che essere onorati di questa attenzione che la WISP nazionale, che tutta la WISP sta dando al comitato regionale. Si partirà quindi in contemporanea nazionale dalla città di Lampedusa, dall'isola di Lampedusa, alle ore 10:30 del 3 aprile, in diretta grazie all'ausilio e alla collaborazione del giornale Radio Rai 1. La contemporaneità sarà data, come dicevo, da questo via, e lì partiranno tutte le competitive in Italia, ma prima nei vari luoghi saranno fatte le ludicomotorie che quest'anno in Sicilia si faranno a Palermo, a Enna, a Ragusa e a Messina. Quindi ecco, siamo onorati di avere anche un gran numero di città che coinvolgeranno il Vivi Città nei loro luoghi. Poi cosa dire, i temi del Vivi Città sono importanti, sono sempre i soliti: il tema ambientale, sicuramente il Vivi Città è una delle manifestazioni certificate ambientalmente, perché ogni anidride carbonica prodotta dalla manifestazione sarà poi compensata grazie alla puntinazione di alberi. C'è l'importante collaborazione con Terre des Hommes: ogni euro speso dai partecipanti sarà donato a Terre des Hommes per costruire dei campi in Libano, e quindi questa è l'azione di solidarietà che quest'anno faremo a livello nazionale. Poi l'altro tema sicuramente è quello della memoria di Salvatore Balistrelli, a cui è intitolato quest'anno il Vivi Città, e certamente non possiamo non dimenticare il ruolo di Save the Children, con il coinvolgimento dei punti luce che sono attivi nella città di Palermo. Quindi tanti temi del Vivi Città di quest'anno, tanti temi che coinvolgeranno le città siciliane, e come capofila avranno certamente la città di Palermo.